Allora, dottoressa Maria Rosaria Cantenuto, amministratore delegato di Consulting SPA, società di consulenza e progettazione di soluzioni ICT. Quanto della sua precedente esperienza in Olivetti ha portato in questa realtà? Io direi tantissimo, perché intanto ho avuto l'onore di iniziare a lavorare in un'azienda italiana con dei valori fortissimi, valori basati su tanta innovazione, quindi il principio base era anticipare i tempi, quindi questa anticipazione, questa ricerca e scouting continuo di innovazioni, tecnologie innovative, soluzioni innovative. È la base del nostro modo di lavorare, che soprattutto poi proprio per accompagnare i nostri clienti a fare innovazione vera, perché di tecnologia ce n'è tanta, ma usare tecnologie innovative o applicare l'innovazione al mondo reale è una cosa più complicata ed è il vero valore che poi si può dare ad un cliente. L'attenzione alla persona, che penso sia noto a tutti quanto Adriano Olivetti aveva fondato un'azienda per cercare di garantire il benessere ai suoi collaboratori, ai suoi dipendenti, quindi io a tutti gli stakeholder, quindi era un principio fondante dell'azienda in cui ho iniziato a lavorare. E quindi oggi credo che sia un principio su cui basare le aziende, la politica, lo sviluppo di un paese. E poi il team, che era la forza principale su cui si lavorava e si garantiva il risultato. Quindi questa attenzione per la persona, che è alla base di quella filosofia, possiamo dire, di Sì, Olivetti, che lei ha un modo portato di essere. anche in questa realtà, di cui lei non è soltanto amministratore, ma anche fondatrice, quanto di questa realtà, di questa consapevolezza, di questa filosofia ha portato nel discorso di questa nuova iniziativa della cabina di regia sul benessere. Mi auguro di poter contribuire insieme agli altri stakeholder ai nuovi tavoli di lavoro. Io ieri ho partecipato, sono stata invitata con grande piacere alla presentazione delle linee guida della cabina di regia Benessere Italia della Presidenza del Consiglio, presieduta dal Presidente Conte. Abbiamo ascoltato tutti gli obiettivi importanti che ci auguriamo creeranno un futuro migliore per tutti quanti noi. Quindi proprio questa attenzione alla persona, ritornando al principio fondante appunto benessere Italia, qualità della vita, l'utilizzo della tecnologia per garantire un qualcosa di migliore credo che sia fondamentale e su cui credo riusciremo a dare un contributo insieme a tanti altri, perché una cosa che abbiamo sentito era la condivisione, il confronto e la multidisciplinarietà dei tavoli di lavoro, credo che sia un elemento fondamentale di queste linee guida. E per questo impegno voi siete presenti non solo a Roma. Noi abbiamo più sedi in Italia, la sede principale è Roma, poi abbiamo sedi a Napoli, a Cosenza, dove abbiamo cercato di creare e sviluppare competenze sul territorio, quindi essere vicini alle università, essere vicini ai ragazzi senza farli spostare, perché cerchiamo anche qui di garantire un maggiore benessere. Quindi se l'azienda si riesce ad avvicinare sul territorio dove ci sono le competenze, credo che sia una bella cosa per chi fa impresa. Poi abbiamo una sede a Genova e abbiamo appena aperto anche una sede a Torino, dove vorremmo cercare di essere vicini al mondo delle imprese, lavorare nell'automotive, perché delle nostre attività principali è l'attività di sicurezza. Noi cerchiamo di garantire la sicurezza dei dati, la protezione delle applicazioni per i nostri clienti. Lavoriamo a Roma su clienti istituzionali, parliamo di INPS, INAIL, il Ministero, insomma, quindi clienti con una complessità organizzativa importante. E quindi vorremmo cercare di estendere anche
anche questa nostra presenza al nord, e oggi si parla tanto di IoT, si parla tanto di mobilità, di sostenibilità, di città del futuro, dove tutto viene connesso. Quindi garantire a chi utilizzerà questi nuovi sistemi, a chi si muoverà in queste città intelligenti, maggiore sicurezza, credo che sia una responsabilità primaria di tutti noi. La vostra presenza sul territorio italiano così estesa vi darà sicuramente l'opportunità e le capacità di poter collaborare in grande misura con questo progetto. Sicuramente l'Italia ha realtà differenti in regioni differenti, e voi siete presenti in tutte queste diversità, dal nord al sud. Sì, uno degli aspetti che è stato toccato ieri era proprio la territorialità dei progetti. Quindi è chiaro che abbiamo una dimensione limitata, però abbiamo, ecco, una conoscenza di queste realtà territoriali da nord a sud. Quindi speriamo e ci auguriamo di partecipare in diversi tavoli, offrendo probabilmente un apporto diverso in funzione dei progetti territoriali. Sì. Spero e mi auguro di sì, siamo onorati in questo. Quanto secondo lei l'innovazione può, a questo punto storico, sia mondiale che europeo che italiano nella fattispecie, cambiare ulteriormente la vita delle persone dopo magari i primi effetti della crisi? Molte persone, molti cittadini si sono sentiti, magari hanno visto le innovazioni anche come in un'ottica non erano preparati, hanno avuto paura di perdere il lavoro. Quanto l'innovazione invece può recuperare gli effetti negativi della crisi? Sono nel settore, quindi non vorrei sembrare di parte, ma sicuramente tantissimo. Non toglierà posti d'oro, nessuno sarà mai in grado di sostituire l'uomo. Io sono stata l'altra settimana, vengo dagli Stati Uniti, dove c'è in qualche modo una presentazione di quello che accadrà in futuro nella Silicon Valley, allora addirittura credo di poter proprio trasformare il mondo. Quindi sono stata proprio a fare scouting di tecnologie, di capire un po' meglio e nel dettaglio questa grandissima innovazione tecnologica. È stato proprio all'inizio di gennaio, c'è il CES, che è la fiera mondiale dell'elettronica, dove si presentano le soluzioni più innovative al mondo. Abbiamo visto tantissimo, ma nessuno riuscirà mai a sostituirsi all'uomo. Cioè l'intelligenza umana sarà sempre al di sopra. Quindi la tecnologia consentirà di fare delle cose in maniera ripetitiva, quindi di garantire paradossalmente maggiore sicurezza alle persone per certi aspetti. Nel mondo dell'health c'è tantissimo. L'uomo dovrà fare delle cose più intelligenti, quindi l'uomo è quello che dovrà manovrare, diciamo, la tecnologia. Quindi secondo me non c'è nessuna paura, intanto è un passaggio inevitabile, nessuno può bloccare il futuro, nessuno può bloccare il percorso che si sta facendo, ma per me non c'è nessun pericolo, anzi secondo me c'è da governarla in maniera etica, perché ci sono tanti risvolti etici, di privacy, vabbè, è inutile che sappiamo tutti che i dati oggi sono ovunque, i nostri dati e le nostre informazioni, quindi sicuramente si dovrà lavorare nel garantire una maggiore sicurezza delle informazioni, riservatezza delle informazioni. L'uomo secondo me non verrà mai sostituito. Quindi però sarà così, una gran parte dei lavori cambieranno nel prossimo. Cambieranno, ci sarà necessità di nuove competenze. Cioè noi dobbiamo lavorare, e quindi oggi questo forse è uno dei temi anche della cabina di regia, sicuramente il tema della trasformazione delle competenze. Cioè le competenze vanno modificate, dobbiamo pensare oggi quali saranno quelle del nostro futuro. Dobbiamo reinventare tanti mestieri, però sono dei mestieri forse più divertenti, più intelligenti, più creativi. Certo, sempre per tornare alla qualità della vita e all'attenzione per la persona. La ringrazio. Ieri eravate presenti alla presentazione delle linee programmatiche della cabina di regia Benessere Italia. Quanto è stato importante per voi partecipare e non solo anche contribuire in maniera attiva? Siamo stati veramente onorati di essere presenti ieri a questa presentazione delle linee guida.
della Gabinetteria Benessere Italia, che credo della Presidenza del Consiglio, è un tema che dovrebbe essere importantissimo per tutti. Intanto è bello sentire che ci sono queste iniziative, per noi è un onore partecipare insieme ad altri stakeholder a questi tavoli, e mi auguro e sono sicura che riusciremo anche ad apportare un contributo per quelle che sono le nostre esperienze, per le attività che quotidianamente facciamo, cioè noi cerchiamo di anticipare l'innovazione dando valore ai nostri clienti in progetti che garantiscono nuovi servizi. Clienti importanti quali? Sono clienti istituzionali, sono clienti come Poste, INAIL, INPS, OGEI, quindi abbiamo la possibilità di lavorare su grandi clienti con una complessità organizzativa che ci fa chiaramente molto, molto piacere. Non solo dal punto di vista della sicurezza, ma anche proprio del profilo dell'innovazione. Sul profilo dell'innovazione e della sicurezza, che è un tema trasversale un po' in tutti gli ambiti. Infatti questo penso e mi auguro sarà uno dei temi su cui lavorare proprio nei tavoli della cabina di regia, perché quando parliamo di mobilità, parliamo di città del futuro, di benessere e qualità della vita, credo che la sicurezza sia un tema trasversale, quindi garantire ai cittadini una sicurezza delle proprie informazioni, una riservatezza dei propri dati o la possibilità di muoversi in sicurezza, credo che sia un tema fondamentale che toccherà tutti nel futuro. Dottoressa Carotenuto, voi lavorate con tantissime imprese importanti italiane, ha avuto modo appunto adesso anche negli Stati Uniti di vedere qual è la situazione in generale del mondo appunto della, non solo della sicurezza, ma anche dell'innovazione. Sì, noi abbiamo l'onore e l'opportunità di lavorare su grandi clienti istituzionali, dove ci occupiamo di consulenza e progettazione di soluzioni innovative e in particolare poi di sicurezza. Cerchiamo di garantire la protezione dei dati, delle applicazioni di clienti istituzionali quali Poste, INAIL, INPS, Ministero.